Al Teramo non riesce il colpo da tre punti che serviva per ipotecare la salvezza in anticipo, ma di fronte c'era il Vicenza scesa in Abruzzo per continuare la corsa playoff, magari con un risultato diverso dagli ultimi due pareggi. E così al Bonolis viene scritto un 1-1 come all'andata. Ospiti subito in vantaggio su un infortunio dell'estremo Pacini. Diavolo bravo a recuperare con una conclusione chirurgica di Celli alla terza gioia stagionale. Sempre nel primo tempo al Teramo manca un rigore non visto, ma soltanto da lui, da Mercenaro di Genova, che ha diretto molto male per il resto la partita, tirando fuori troppi cartellini gialli. Nella ripresa il tecnico del Vicenza Colella cambia parecchio e la squadra diventa più offensiva. Il Teramo tuttavia non rischia di capitolare, ma memore di altri tonfi interni non si danna l'anima per vincerla. In fondo il punto è utile, è pesante e soprattutto dà continuità. Abbiamo fatto una gara dove un incidente ci poteva compromettere la partita, invece siamo stati bravi a reagire, a non mettere la testa sotto, ma a stare con la testa alta e a cercare di riprendere la partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi per forza di cose, anche per qualità nei cambi, siamo un po' scesi. Per qualità nei cambi del Vicenza, noi nostri. La partita nel Teramo out De Grazia, squalificato, indisponibili Speranza, Gomis, Piacentini e Mantini, non convocato per scelta tecnica Giorgi. Dall'altra parte Colella ritrova la punta Guerra, ma deve rinunciare allo spauracchio Giacomelli per affaticamento muscolare. Il giocatore parte dalla panchina e così il tandem offensivo è completato da Arma. In porta al posto di Grandi, dolorante ad una caviglia, c'è Albertazzi. Il Vicenza spezza subito l'equilibrio al nono, Curcio prova la botta dalla distanza, il tiro sembra facile preda di Pacini che si incarta e viene beffato. Bonolis ammutolito e Teramo che per alcuni minuti rischia di sbandare. Poco dopo viene annullata giustamente la rete del raddoppio di nuovo a Curcio per un evidente offside di Stevanin che copriva Pacini. Quindi il Teramo prende in mano il comando delle operazioni e inizia a giocare più sciolto. Al sedicesimo l'episodio del penalty non concesso, traversone di Sparacello, controllo in area di Infantino, il tocco di mano di Stevanin è evidente. Il giocatore del Teramo riesce comunque a tirare, ma la sfera lambisce il palo. Vibranti le proteste dei giocatori in maglia rossa, ma l'arbitro è irremovibile, anzi ammonisce Sparacello. La formazione di Maurizio insiste e alla mezz'ora agguanta il pari. L'azione è iniziata da Proietti, lancio illuminante per Celli che avanza e dai 25 metri scarica un fendente preciso che si infila alle spalle di Albertazzi. Incontenibile la gioia del giocatore. Una rete liberatoria per il Teramo che 7 minuti dopo potrebbe raddoppiare. Ventola calibra un traversone sul secondo palo, arriva di gran carriera Spinozzi che liberissimo colpisce male. Ripresa caratterizzata da tanti cambi, il Vicenza mantiene di più il pallino del gioco, getta in avanti palloni, ma il Teramo è più pericoloso in alcune ripartenze. Qui Celli impegna Albertazzi e soprattutto Infantino alla palla più ghiotta per il bis. Non accade più nulla, il Teramo si rintana, il Vicenza si ostina a cercare un guizzo che non arriva. Bonolis dunque riconquistato a metà, ma a 4 giornate dall'epilogo il vantaggio sulla zona che scotta è rimasto immutato a 4 lunghezze. Domenica trasferta proibitiva in casa della capolista Pordenone. Hai visto mai? Ci sta, insomma, pareggiare con Vicenza per noi ci può stare, anche se poi credo che loro non è che abbiano avuto grandissime occasioni, anzi abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose noi, e quella che voi dite della discussione del calcio rigore, comunque dopo la prosecuzione dell'azione Infantino ha calciato fuori, e poi abbiamo avuto l'occasione di Spinozzi su una gran palla di Ventola, quindi abbiamo avuto delle occasioni importanti. Probabilmente dei limiti ce li abbiamo e stiamo cercando di lavorarci, ma è normale, l'ho detto prima, un limite ce l'abbiamo chiaro e tondo. Ed è questo, noi sappiamo giocare, certe cose invece non sappiamo farle bene nella stessa maniera, quindi se giochiamo e facciamo determinate cose siamo una ottima squadra, se invece ci perdiamo in alcune situazioni non siamo più un'ottima squadra. Spieghi, noi abbiamo commentato così questo pareggio, un punto pesante di sostanza. È un punto importante perché incontrare una squadra forte, costruita bene, sicuramente per le prime posizioni, e abbiamo messo un altro tassello importante per il nostro obiettivo. È normale che adesso dovremo guardare già da martedì la partita prossima contro una squadra molto forte, e quindi dobbiamo stare molto attenti perché comunque sia dietro, diciamo che
i punti di stacco sono sempre pochi, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti. Quindi bella la reazione sicuramente del Teramo, siete partiti, come ricordavi tu, in salita, ad un certo punto, anzi potevate anche nel primo tempo segnare un altro gol e magari anche tirare un calcio di rigore. Certo, come dicevo in precedenza, dopo preso il gol abbiamo reagito e abbiamo avuto qualche occasione, però credo che nella partita completa il pareggio sia giusto. È normale che secondo me c'è un mezzo rigore, che poi non sono io l'arbitro e quindi non posso decidere, però c'è stato un contatto importante in area di rigore, è normale che possiamo recriminare qualcosa, però portiamo a casa questo punto importante. Nella ripresa, dopo i primi 15-20 minuti, forse vi siete guardati, vi siete detti è meglio tenerci stretto questo punto, vi siete tirati un po' indietro, una scelta conservativa? Ma secondo me, diciamo che poi dopo ci sono anche gli avversari in campo, loro hanno alzato il baricentro, hanno messo in campo giocatori con la tecnica, la qualità individuale come Giacomelli, che sicuramente sapevamo che ci creava superiorità numerica sugli esterni, e vuoi non vuoi un po' ti abbassi, però siamo stati bravi appunto a stringere i denti, a soffrire, e quando siamo ripartiti secondo me in alcune occasioni sicuramente potevamo fare meglio, però abbiamo fatto molto bene. È un punto che non è che ci accontenta, ma per come è arrivato, per la prestazione che abbiamo messo in campo ci gratifica, perché comunque stiamo dando continuità, giochiamo contro una squadra forte. Abbiamo avuto un momento in cui siamo andati in svantaggio per un incidente, chiamiamolo così, quindi era anche difficile non cadere negli errori commessi solitamente da noi, quindi siamo stati sempre compatti, siamo riusciti a riprenderla, abbiamo rischiato poco, compatti, abbiamo lottato su ogni pallone, quindi una prestazione che... In altri tempi l'avreste persa questa partita? Ne abbiamo vissute di partite in cui siamo partiti bene al primo episodio e poi ci siamo disuniti. Questo per fortuna oggi non è, per fortuna, per merito nostro, prendiamoci anche i nostri meriti, non è successo. Per una volta parliamo di singoli, di proietti che secondo noi, oltre ad essere il regista di questa squadra, oggi in particolare ha recuperato tanti palloni. Sì, difendiamo in 11, dai, il mio, per caratteristiche il mio scopo dovrebbe essere quello di cercare di impostare la manovra, però comunque come devono difendere gli attaccanti lo devo fare io, anche oggi è riuscito anche abbastanza bene, dai. Tornando alla partita, un primo tempo sicuramente più equilibrato, anzi forse a voi oltre all'episodio del calcio di rigore avete avuto due buone occasioni, una con lo stesso Infantino che poi ha tirato di poco al lato in quell'occasione e poi con Spinozzi, quindi insomma tutto sommato avete giocato ad armi pari considerando anche il fatto che siete partiti in salita. Sì, no, ripeto, non è stata una bella partita, penso, anche per chi l'ha vista, da ambedue le parti. Noi abbiamo fatto quello che ci eravamo messi in testa di fare, abbiamo avuto anche qualche occasione, anche nel secondo tempo, nonostante ci siamo un po' magari abbassati di più rispetto al primo, però qualche ripartenza secondo me potevamo farla un po' meglio, gestendola un po' meglio. Però comunque abbiamo avuto le nostre chance, penso che non si possa recriminare sul punto che abbiamo guadagnato, né noi né loro, ecco, mi sembra un punto abbastanza giusto. Avete 39 punti in classifica, quanti ne mancano secondo te per la sicurezza? Quante partite ne mancano? 4. Beh, speriamo di farne 12, l'obiettivo è quello di farne 12. 12 playoff sicuri? Ne mancano perché non abbiamo allungato su nessuno, perché comunque sono stati tutti pareggi, abbiamo guadagnato forse un punto sulla Vispesa, lo penso. Quindi è un campionato combattuto e ci sarà da sudare ancora per tutte e quattro le partite.